naturalmente ripeto, non sono qui a sostenere, a fare l'avvocato del diavolo, a sostenere la bellezza della guerra, abbiamo già precisato sufficientemente come essa sia un male, ma nello stesso tempo come possa essere un bene, e altrove invece come la vera pace è un bene desiderabilissimo, ma naturalmente una falsa pace, quella che dà il mondo, non è certamente da apprezzare. E dopo questa piccola introduzione, di cui vedremo in seguito qualcosa che dovremo ancora dire, inizierei con una citazione di Paolo VI. Nel 15 febbraio del 65, altri dicono il 29 gennaio, disse: le guerre di religione sono finite per sempre. Questa dichiarazione è contenuta nel breve da lui inviato alle autorità turche restituendo la bandiera di Lepanto conservata a Santa Maria Maggiore. State le bandiere turche che venivano esposte a Santa Maria Maggiore, come abbiamo visto anche le bandiere dei Ugonotti che erano conservate nelle chiese di Roma, erano state strappate in battaglia al nemico per ringraziare Dio per le meravigliose vittorie ottenute contro l'eresia. Così anche Paolo VI volle, proprio nel clima del concilio, che ancora non era chiuso, si chiuse nel dicembre del medesimo anno, quando ci fu anche la dichiarazione Dignitatis Humanae Personae sulla libertà religiosa, dove per la prima volta si chiese perdono se i cristiani erano stati infedeli a volte, secondo loro, allo spirito del Vangelo, non ammettendo la libertà religiosa che veniva proclamata in quella dichiarazione. Il Paolo VI quindi compie un gesto simbolico che è stato commentato recentemente da Andrea Riccardi della comunità di Sant'Egidio, che è l'ispiratrice delle riunioni di Assisi, e che si rifà esplicitamente all'insegnamento del rabbino filomassone Elia Ben Ammozeg. Egli scrive sul Corriere della Sera, cioè su 7 il Corriere della Sera, il 26 agosto, nella sua lunga storia la Chiesa si era sempre opposta all'Islam e aveva benedetto la lotta cristiana contro di esso, cristiana tra virgolette. La bandiera turca conquistata a Lepanto, la battaglia in cui le potenze cristiane sconfissero gli ottomani nel 1571, era conservata in Vaticano, in realtà Santa Maria Maggiore, come importante cimelio e talvolta esibita. Nel 1965 invece Paolo VI la consegnò alla Turchia con un gesto simbolico. Sembrava dire che era una storia archiviata. Il Concilio Vaticano II, concluso nel 65, aveva aperto una storia di dialogo con le religioni non cristiane. La bandiera di Lepanto non abita più in Vaticano, dice Riccardi, che se ne compiace. La battaglia invece è un simbolo per i cattolici tradizionalisti favorevoli alla logica dello scontro. Come siamo cattivi. Papa Francesco è figlio del Vaticano II, grazie di avercelo detto. Non identifica la Chiesa con l'Occidente contro l'Islam, favorisce il dialogo con esso anche per inserirlo nell'incontro fra le religioni. È lo spirito di Assisi, quello del grande incontro tra le religioni del 1986, voluto da Giovanni Paolo II, che intuì come queste possano essere utilizzate per legittimare la violenza. Sono passati 30 anni da allora e molti nella Chiesa sono convinti che lo spirito di Assisi sia necessario per una convivenza pacifica tra genti di religione e di religione diversa. Ormai cristiani e musulmani abitano assieme ovunque, perché ce li mandate voi, aggiungo io. Ebbene, cari amici, ecco il tema principale di questa terza conferenza. L'accusa nei confronti della religione e del cristianesimo e del cattolicesimo in particolare, di legittimare la violenza. E la risposta che i modernisti, che sono gli eretici dei nostri tempi, danno a questa accusa dicendo: no, se una religione pretende legittimare la violenza, non è una religione, lo fa per altri interessi, è satanica. La religione non può mai legittimare la violenza, la religione può solamente volere la pace, e per pace si intende
quello che è sotto i nostri occhi, cioè il dialogo interreligioso tra tutte le religioni, il dialogo con chi non crede, con l'ateismo, e l'ecumenismo tra i cristiani. Questa è la nuova religione. Ora voi vi renderete conto da questa impostazione che la critica alla religione, la religione è causa di violenza, di divisioni, di scontri, eccetera, è quella del pensiero illuminista, quello di Voltaire, che ha già le sue radici nei pensatori, abbiamo visto, del Cinquecento. Questo problema è ben presente, e detto in maniera direi più approfondito di quello che non dice il pur ex ministro Andrea Riccardi, in altri pensatori. Comincio dal minimo e poi passo a chi è più importante, cioè Joseph Ratzinger. Il teologo del Palazzo Pontificio, ormai deceduto credo, Georges Cottier, un domenicano, giustifica così l'illuminismo ateo dicendo: alcuni cristiani hanno acconsentito, soprattutto in certi secoli, all'uso di metodi di intolleranza e anche di violenza nell'intenzione di servire la verità. Mi fermo un attimo nella citazione per dire violenza. Ci siamo già spiegati più volte, anche l'anno scorso, su questo termine. Violenza ha una valenza negativa. Fare violenza a qualcuno ha una valenza negativa. In realtà non si tratta dell'uso di violenza, è l'uso della forza. E la forza è al servizio dell'autorità. Un'autorità senza forza non è autorità. L'autorità non solo può, ma l'autorità deve fare uso della forza per la difesa della giustizia, per la difesa della pace, per la difesa dell'ordine, per la difesa della verità, per la difesa della fede, soprattutto. Ultimo ma non ultimo. Chiamare violenza l'uso legittimo e doveroso della forza, dice San Paolo, non è in vano che l'autorità porta la spada, e la spada non è qualche cosa di ingombrante che si mette lì e che ballonzola sulle gambe, eccetera, e non serve a niente. La spada serve per essere usata, è il simbolo dell'autorità al suo massimo livello, cioè lo ius gladi, il diritto persino di mettere a morte chi lo merita ingiustamente. Non è in vano, dice San Paolo, invitando i cristiani alla sottomissione all'autorità legittima, che l'autorità porta la spada per il castigo dei cattivi, per il premio dei buoni e per la difesa dei buoni. Se si dicesse a un militare tu sei violento, se si dicesse ai corpi di polizia siete violenti, a volte sì, se si dicesse non so, al giudice tu sei violento, evidentemente è una frase senza senso. Usano della forza senza la quale non ci può essere coesione, perché non siamo tutti santi, evidentemente. Dice San Tommaso: perché è necessaria una legge umana dopo che c'è già la legge divina e naturale? Perché non tutti gli uomini sono inclini alla virtù e molti sono inclini al vizio. La legge serve per costringere, non fa diventare buoni, ma impedisce di fare il male, e a forza di non fare il male qualcuno persino diventa buono. E la spiegazione con cui San Tommaso nella Somma giustifica l'esistenza della legge. E la legge senza il vincolo della forza per farsi rispettare, per punire il colpevole, non esiste, anzi non deve neanche farsi, perché una legge che è violata ridicolizza il legislatore. Chiudo la parentesi sul termine violenza. Vedete come già una parola tendenziosa e falsa. Non usavano violenza, usavano la forza. Dei metodi di intolleranza e anche di violenza dell'intenzione di servire la verità. Noi sappiamo che nella genesi, dice Cottier, della miscredenza moderna, i sentimenti di ostilità reciproci che all'epoca delle guerre di religione i cristiani divisi
nutrivano gli uni verso gli altri, hanno avuto un grande peso e scandalizzato gli animi che non avevano perduto il senso della misura e del rispetto del prossimo. Qui i miscredenti moderni sono scandalizzati dai cristiani che si sono uccisi gli uni gli altri. Questo dice Cottier, la colpa dei cristiani. I miscredenti hanno in fondo ragione, perché gli abbiamo dato il cattivo esempio. Quello che dice Gaudium et Spes, gli atei sono atei perché i cristiani sono dei cattivi cristiani, come se ci fosse un motivo che giustifica l'essere atei. Ora, in realtà Voltaire non è per niente scandalizzato di Enrico III che massacra un cardinale, ma è scandalizzato invece se poi qualcuno fa fuori Enrico III. Quindi una violenza gli va bene e l'altra no. I miscredenti non erano scandalizzati, erano partigiani, combattevano per un partito, quello anticattolico, diciamolo chiaramente. Come era possibile, continua Cottier, difendere la verità del Vangelo con dei mezzi radicalmente opposti allo spirito evangelico? Ma allora San Pio V, che arma un esercito per fare la guerra ai protestanti, che scrive al re dicendo di non risparmiare gli eretici ribelli, è radicalmente opposto allo spirito evangelico? Se sì, vi siete sbagliati a farlo santo, o è un santo di un'altra chiesa e di un'altra religione? Se no, che cosa scrivi Cottier, che sei un domenicano come lui? Il legame intrinseco continua che alcuni vogliono vedere tra spirito di tolleranza e agnosticismo dei principi, quindi tolleranza e agnosticismo sono legati intrinsecamente, è stata una triste risposta al fanatismo, ecco Voltaire, delle guerre di religione. Quindi è la religione intollerante che dà come risposta, se vogliamo dire così, l'agnosticismo, il non credere, che porta alla tolleranza, lo spirito della libertà religiosa. Anche Joseph Ratzinger, in dei testi che vi ho commentato già più volte, e li ho commentati anche su Sodalizium, ma che sono così importanti che non si può fare a meno di citarli. Allora, Joseph Ratzinger spiega questo, diciamo, questo stesso principio, questa stessa idea, in alcuni testi. Per esempio, nel discorso alla Curia Romana, in occasione della presentazione degli auguri natalizi, il 22 dicembre 2005, il famoso discorso sull'ermeneutica del Concilio. Viene considerato il discorso più tradizionale di Ratzinger, in cui dice che bisogna fare un'ermeneutica della continuità del Concilio, continuità ma anche della riforma, questo molti se lo dimenticano. Ebbene, in questo testo Ratzinger cerca di vedere la frattura tra la Chiesa e il mondo moderno e com'è che il Concilio l'ha ricomposta. Egli dice che il Concilio si interroga sul rapporto tra la Chiesa e la sua fede e l'uomo e il mondo di oggi. Il termine, la questione è ancora più chiara se in luogo del termine generico mondo di oggi ne scegliamo un altro più preciso. Il Concilio doveva determinare in modo nuovo il rapporto tra Chiesa e età moderna. Allora dice, questo rapporto aveva avuto un inizio molto problematico con il processo a Galileo, questa è una fanfaronata che non c'entra assolutamente niente il processo di Galileo. Si era poi spezzato totalmente quando Kant definì la religione entro la sola ragione, e quando la fase radicale della rivoluzione francese, quindi lui critica la fase radicale, non quella iniziale, venne diffusa un'immagine dello Stato dell'uomo che alla Chiesa la fede praticamente non voleva più concedere alcuno spazio. Quindi da un lato gli anticristiani che con la fase radicale della rivoluzione francese non concedono più spazio alla fede. Lo scontro della fede della Chiesa con un liberalismo radicale ed anche con scienze naturali che pretendevano di abbracciare con le loro conoscenze tutta la verità fino ai suoi confini, proponendosi caparbiamente di rendere superfluo l'ipotesi Dio,
aveva provocato nell'Ottocento, sotto Pio IX, da parte della Chiesa, aspre e radicali, anche quelle, come i nemici, condanne di tale spirito dell'età moderna. Quindi Ratzinger deve conciliare, dice, ermeneutica della continuità, il concilio continua a dire, ma come la mettiamo con la libertà religiosa che dice il contrario di quello che dice Pio IX? Ve lo sta spiegando. E storicizza, contestualizza nella storia, non sono verità che valgono sempre, sono fatti storici. Allora, storicamente, i rivoluzionari francesi radicali, i ghigliottinatori, cioè gli intolleranti, escludono la fede. Allora, Pio IX radicale esclude il mondo moderno. Apparentemente non c'era più nessun ambito aperto per un'intesa positiva e fruttuosa. Io ti ghigliottino, tu mi condanni, non c'è pace possibile. E drastici erano pure i rifiuti da parte di coloro che si sentivano i rappresentanti dell'età moderna. Ma ecco una terza via: nel frattempo anche l'età moderna aveva conosciuto degli sviluppi, ci si rendeva conto che la rivoluzione americana aveva offerto un modello di Stato moderno diverso da quello teorizzato dalle tendenze radicali emerse nella seconda fase della rivoluzione francese. Quindi, rivoluzione americana protestante, illuminista, massonica, perché Washington, Franklin erano tutti massoni, che opponendosi all'idea di una religione riconosciuta dallo Stato, fosse quella cattolica o fosse persino la protestante, perché loro erano una minoranza rispetto alla Chiesa di Stato inglese, è il modello di mondo moderno con cui ci possiamo intendere. E anche l'inizio della rivoluzione francese, visto che è la fase radicale che è condannata. Quindi, egli dice, da tutte e due le parti cominciavano progressivamente a aprirsi l'una all'altra. Nel periodo delle due guerre mondiali e ancora di più dopo la seconda guerra mondiale, uomini di Stato cattolici, cioè democristiani, avevano dimostrato che può esistere uno Stato moderno laico che tuttavia non è neutro riguardo i valori ma vive attingendo alle forti etiche aperte dal cristianesimo, l'uno o l'altro, cattolico o protestante. La dottrina sociale cattolica via via sviluppata si è diventato un modello importante tra il liberalismo radicale, teoria marxista dello Stato, eccetera. Quindi, che cosa dice? Adesso non vi posso leggere tutto, se no non finiamo più. Praticamente trova che ci sono due cose da escludere: i senza Dio radicali che usano la violenza, i cattolici radicali che condannano eventualmente usano la violenza, e ci troviamo invece d'accordo tra cattolici tolleranti e liberali e liberali non cattolici e tolleranti pure loro. E allora ecco qui che il Concilio Vaticano II, riconoscendo e facendo suo con il decreto sulla libertà religiosa un principio essenziale dello Stato moderno, e il Vaticano II, Dignitatis Humanae, ha fatto suo un principio che non era suo, ma che era dello Stato moderno. E da dove viene? Da quei signori di cui abbiamo parlato prima, abbiamo fatto una lunga lista. Ha ripreso nuovamente il patrimonio più profondo della Chiesa. Ecco la continuità. La rottura è che non insegnano più quello che ha insegnato Pio IX, lo dice in maniera aperta, dice che lì c'è discontinuità. Ma c'è una continuità, con cosa? Con la Chiesa primitiva. Essa può essere consapevole di trovarsi con ciò in piena sintonia con l'insegnamento di Gesù stesso, come anche con la Chiesa dei martiri, con i martiri di tutti i tempi. La Chiesa antica, con naturalezza, ha pregato per gli imperatori e per responsabili politici, considerando questo un suo dovere, ma mentre pregava per gli imperatori invece ha rifiutato di adorarli, con ciò ha respinto chiaramente la religione di Stato. Ma quella pagana, e non la respinta perché era una religione di Stato, ma perché non era cristiana, perché voleva far adorare un idolo al posto di Dio. I martiri della Chiesa primitiva sono morti per la loro fede in quel Dio che si è rivelato in Gesù Cristo, e proprio così sono morti anche per la libertà di coscienza.
e per la libertà di professione della propria fede, una professione che da nessuno Stato può essere imposta, ma invece può essere fatta propria solo con la grazia di Dio nella libertà della coscienza. Ora, la fede viene dalla grazia di Dio? Sì. La fede non può essere imposta? Sì. Ma gli errori contro la fede devono essere impediti di diffondersi? Sì. E lo Stato deve anch'esso professare la fede in Gesù Cristo, esattamente come un singolo individuo? Sì. Egli trasforma quindi i martiri cristiani in martiri della libertà di coscienza, di qualunque coscienza nei confronti dello Stato e della religione di Stato. È un po' che cosa diceva Voltaire nella sua Henriade, e diceva che i cristiani erano perseguitati dal fanatismo, e poi il fanatismo, questa divinità infernale, si è trasportata nella Chiesa, rendendoli a loro volta persecutori. Ovvero sia esattamente quello che invece ha messo in opposizione il mondo moderno e la Chiesa cattolica. Naturalmente poi si dilunga ancora in questo testo così importante, che avendolo commentato per scritto vi rinvio anche a quello che è stato già detto. Allora c'è un altro intervento ben noto di Josef Ratzinger che ho commentato lungamente, anche questo, ed è l'altro intervento, quello a Assisi. Nella giornata di Assisi sono stati due interventi, per la verità, il 27 ottobre del 2011, dove il tema è fondamentalmente ancora quello della pace. E che cosa scrive, che cosa dice Ratzinger in questo? Giustamente, la critica della religione, dice, a partire dall'illuminismo, ha ripetutamente sostenuto che la religione fosse causa di violenza e con ciò ha fomentato l'ostilità contro le religioni. Che qui la religione motivi di fatto la violenza è cosa che, in quanto persone religiose, ci deve preoccupare profondamente. In modo più sottile, ma sempre crudele, vediamo la religione come causa di violenza, anche laddove la violenza viene esercitata da difensori di una religione contro gli altri. I rappresentanti delle religioni convenuti nel 1986 a Assisi, con Wojtyla, intendevano dire, e noi lo ripetiamo con forza e grande fermezza, questa non è la vera natura della religione. È invece il suo travisamento e contribuisce alla sua distruzione. Voltaire ha detto la stessa cosa nell'Henriade. Il fanatismo, ovvero sia una religione che si serve anche della violenza, tra virgolette, è distruttrice della religione. Sembra una banalità, sembra una cosa così ovvia che sembra che io stia dicendo che, non lo so, che la terra è piatta. Perché sembra che neghi una cosa evidente, ma in realtà non è così evidente. Altrimenti c'è da chiedere come è possibile che la Chiesa di Cristo, durante secoli, anche nella persona di grandissimi santi, abbia approvato questi gesti che loro chiamano di violenza, distruttori della religione. Com'è possibile? Voi potete concordare con quello che sta dicendo qui Josef Ratzinger o con quello che ha fatto San Pio, oppure no, ma non potete essere d'accordo allo stesso tempo con San Pio V, con Josef Ratzinger. Uno esclude l'altro, non l'uno e l'altro, ma o l'uno o l'altro, perché stanno dicendo o facendo due cose opposte. Contro ciò si obietta, ma da dove sapete quale sia la vera natura della religione? La vostra pretesa non deriva forse dal fatto che tra voi la forza della religione si è spenta? È proprio così. E altri obietteranno, ma esiste veramente una natura comune della religione che si esprime in tutte le religioni e pertanto valida per tutte?
Queste domande le dobbiamo affrontare se vogliamo contrastare in modo realistico e credibile il ricorso alla violenza per motivi religiosi. Qui si colloca un compito fondamentale del dialogo interreligioso. Come cristiano vorrei dire, sì, nella storia anche in nome della fede cristiana si è fatto ricorso alla violenza. Lo riconosciamo pieni di vergogna. Io vergogna di te? Non ho vergogna di San Pio V. Non ho vergogna di quei cattolici che sono morti per la loro fede, che hanno dato la loro vita per difendere la fede. Ho vergogna di chi invece in questo momento sta dicendo queste cose assieme a tutte le religioni del mondo e persino agli atei, considerandosi fratelli di tutti quanti. Di questi qui ho vergogna. Ma è assolutamente chiaro che questo è stato, quello della violenza dal nome della Chiesa, un utilizzo abusivo della fede cristiana, in evidente contrasto con la sua vera natura. Il Dio in cui noi cristiani crediamo è il Padre creatore di tutti gli uomini, a partire dal quale tutte le persone sono da loro fratelli e sorelle e costituiscono un'unica famiglia, come creature, non per la grazia di Dio. La croce di Cristo è per noi segno del Dio che al posto della violenza pone il soffrire con l'altro e l'amare con l'altro. Il suo nome è Dio dell'amore e della pace. È compito di tutti coloro che portano una qualche responsabilità per la fede cristiana purificare continuamente la religione dei cristiani, a partire dal suo centro interiore, affinché, nonostante la debolezza dell'uomo, sia veramente strumento della pace di Dio nel mondo. Ma la pace di Dio, non la pace cristiana, non la pace cattolica, una pace comune a tutte le religioni e irreligioni. E qui c'è un problema. È vero che Gesù Cristo è morto sulla croce e si è dato nelle mani dei suoi persecutori, ma perché doveva essere vittima e immolato per noi e per la redenzione dei nostri peccati. Nello stesso tempo però ha detto: io non sono venuto a portare la pace ma la spada. Vi do la pace, vi do la mia pace, non come il mondo la dà, vi do la mia pace. Né il Signore ha mai condannato la Sacra Scrittura, che condannerebbe il Padre suo. Allora, per esempio, tutte le guerre sostenute dal popolo di Dio dall'antico Israele sarebbero violenza? Sarebbero qualche cosa di riprovato da Dio, quando è Dio stesso che le comandava? Come possiamo giustificarlo? Come possiamo spiegarlo? I nemici della religione, dice ancora Ratzinger, vedono in questa, nella violenza, una fonte primaria di violenza nella storia dell'umanità e pretendono quindi la scomparsa della religione. Poi dice: però anche il no a Dio ha prodotto crudeltà e una violenza senza misura. È stata possibile solo perché l'uomo non riconosceva più alcuna norma, alcun giudice sopra di sé, ma pretendeva come norma soltanto se stesso. In questo ha ragione, nel senso che gli atei non possono certo dire di aver fatto meglio in quanto a violenza, anzi, molto di più. Quindi parla dell'ateismo prescritto dallo Stato, eccetera, eccetera. Quindi egli, tra dei non credenti violenti e dei credenti violenti, pone la soluzione, e la soluzione è le religioni, non la religione, le religioni tolleranti, che devono essere purificate da cosa? Dall'agnosticismo, dagli increduli, che lui ha voluto a Assisi. Accanto alle due realtà di religione e antireligione, i due poli che a volte cadono nella violenza, esiste nel mondo in espansione dell'agnosticismo anche un altro orientamento di fondo. Persone alle quali non è stato dato il dono del poter credere, quindi è colpa di Dio se non credono, perché non possono credere, e che tuttavia cercano la verità, sono alla ricerca di Dio. Persone del genere non affermano semplicemente non esiste alcun Dio e se soffrono a motivo della sua assenza, quindi non ci credono, e cercando il vero e il buono sono interiormente in cammino verso di lui. Sono pellegrini della verità, pellegrini della pace, che è il titolo che definiva tutti coloro riuniti a Assisi, di tutte le religioni e irreligioni. Pongono domande sia all'una che all'altra parte.
tolgono agli atei combattivi, ecco i combattivi, la loro falsa certezza con la quale pretendono di sapere che non c'è Dio, e li invitano a diventare invece che polemici persone in ricerca, che non perdano la speranza che la verità esista. Ma chiamano in causa anche gli aderenti alle religioni, perché non considerano Dio come una proprietà che appartiene a loro, così a sentirsi autorizzate la violenza nei confronti degli altri. Quindi vedete, chi è che è al di sopra, posto al di sopra di tutti da Ratzinger? Ci sono i credenti, ci sono gli atei, polemici sopra, i giudici sono gli agnostici, che dubitano e che non hanno nessuna certezza. Loro sono il modello che lui propone all'uomo moderno. Loro sono la conciliazione proposta per evitare la violenza, la guerra e instaurare nel mondo la pace. La pace nell'assenza di verità. La pace nell'assenza di certezza. La pace nell'assenza di Dio, ma finalmente la pace. Ecco la nuova religione dei pellegrini della verità, pellegrini della pace, pellegrini, cioè in cammino verso qualche cosa che non hanno. Ora, un altro discorso, sempre lo stesso giorno a Assisi, da parte di Josef Ratzinger, dice praticamente, sostanzialmente la stessa cosa, quindi non ve lo ripeto. Vediamo altre citazioni. Prima di tutto, tornando a Paolo VI, nel discorso per la prima giornata della pace, una nuova delle feste religiose e irreligiose che sono state inventate dopo il concilio, dice: sì, la pace è possibile perché gli uomini in fondo sono buoni, orientati verso la ragione, l'ordine e il bene comune. È possibile perché nel cuore degli uomini nuovi, dei giovani, delle persone che comprendono il progresso della civiltà. Ora, che l'uomo conservi la natura umana che è orientata al bene e al vero, è vero, ma nello stesso tempo però che gli uomini siano buoni e tendenzialmente buoni, tranne questo orientamento radicale della natura, non è vero, e la realtà ce lo dimostra. Che il progresso abbia reso ancora gli uomini ancora più buoni, sinceramente ne dubito assolutamente. Vediamo un altro discorso di Ratzinger, questo del 24 settembre del 77, quando era ancora cardinale. La cristianità latina medievale, per non menzionare altro, non è mai sfuggita alla tentazione integralista, anzi no, questo non è Ratzinger, scusate, è Wojtyla, al Parlamento europeo di Strasburgo, 11 ottobre dell'88, alla tentazione integralista di escludere dalla comunità temporale coloro che non confessavano la vera fede. Ecco, Michel de L'Hospital sarebbe stato perfettamente d'accordo. Ratzinger, 77, il cardinale Ratzinger: sono convinto che dobbiamo essere sempre coscienti della tentazione della Chiesa in quanto istituzione di trasformarsi in uno Stato che perseguita i suoi nemici. Chiediamo al Signore perdono per questi fatti del passato, il rogo di Giordano Bruno, eccetera, e perché non accadano più questi errori. Prendiamo il libro, che però si limita a un certo anno, perché dopo che è stato scritto siamo andati molto avanti, di Accattoli, quando il Papa chiede perdono, edizione Tutti mea culpa di Giovanni Paolo II, ma ce ne sono stati anche dopo. Allora vediamo alcuni discorsi di Giovanni Paolo II a questo proposito. Per esempio qui alla pagina 139, dove egli scrive ai cardinali: come tacere delle tante forme di violenza perpetrate anche in nome della fede, guerre di religione, tribunali dell'inquisizione, altre forme di violazione dei diritti delle persone. È significativo che metodi coercitivi lesivi dei diritti umani siano stati poi applicati dalle ideologie totalitarie del XX secolo e siano ancora usate dai fondamentalisti islamici, e quindi siamo la stessa cosa. Da tali metodi coercitivi erano scaturiti i crimini del nazismo hitleriano e dello stalinismo marxista. Una giusta reazione a questo è stata la dichiarazione dei diritti dell'uomo. Sì, qualcuno ride e ha ragione. E nella Chiesa la dichiarazione sulla libertà religiosa del Concilio Vaticano II. Sono messi sullo stesso piano.
la dichiarazione dei diritti dell'uomo e la dichiarazione sulla libertà religiosa e dignitatis umani. Bisogna che anche la Chiesa, a luce di quanto il Concilio Vaticano II adesso, riveda di propria iniziativa gli aspetti oscuri della sua storia, valutandoli alla luce dei principi del Vangelo. Ma vi vorrei fare una citazione che mi ha fatto particolarmente ridere. Quando Wojtyla si è recato nella Repubblica Ceca e poi in Slovacchia, ha fatto una solenne richiesta di perdono, siamo nel 95. Oggi io, Papa della Chiesa di Roma, a nome di tutti i cattolici chiedo perdono dei torti inflitti ai non cattolici nel corso della storia tribolata di queste genti, al tempo stesso assicuro il perdono della Chiesa Cattolica. E ha preso il 2 luglio del 1995, assieme al cosiddetto vescovo luterano della città slovacca, si recò davanti a un monumento in memoria di 24 martiri evangelici uccisi dalle truppe di un certo Antonio Carafa nel 1687. E Wojtyla dice: l'odierna liturgia, la beatificazione di tre martiri cattolici uccisi dai protestanti durante la guerra dei Trent'anni, ci invita a riflettere sui tragici fatti dell'inizio del XVII secolo, mettendo in luce da una parte l'assurdità della violenza che si accanì contro le vittime innocenti e dall'altra lo splendido esempio di tanti discepoli di Cristo che seppero affrontare sofferenze di ogni genere pur di non rinnegare, uno dice, la propria fede, no, la propria coscienza, ognuno ha la sua. Accanto ai tre martiri di Košice, infatti, molte persone appartenenti ad altre confessioni cristiane furono sottoposte a torture e subirono pesanti condanne, alcune furono anche uccise. Come non riconoscere, per esempio, la grandezza spirituale dei 24 fedeli appartenenti alle chiese evangeliche uccisi a Prešov, o Prešov, non lo so, a essi e a quanti hanno accettato sofferenza e morte per coerenza con le proprie convinzioni di coscienza, la Chiesa rende lode ed esprime ammirazione. Ora, mi sono incuriosito, ma chi erano questi 24 martiri evangelici di Prešov? Perché nel 1687 la pace di Vestfalia c'era già da un pezzo, la libertà di coscienza e di religione purtroppo pure, e chi è che li ha martirizzati e perché? E gli altri tre cattolici erano durante le guerre di religione, ma questi qui, le guerre di religione non c'erano più. Allora ho cercato notizie e ho scoperto che questo Antonio Carafa, che non andava molto per il sottile, ma è cantato in un libro che scrive bene di lui da un certo Giambattista Vico, era stato mandato dall'imperatore del Sacro Romano Impero a combattere la rivolta di Imre Tokoli, un ungherese, un rinnegato ungherese transilvano, che combatteva contro i turchi, per i turchi, e che aveva assediato Vienna con i turchi. Questi martiri evangelici erano gli alleati di questo signore e dei turchi, i quali andavano in giro a ammazzare la gente e a distruggere Vienna, e naturalmente l'imperatore, non per motivi di coscienza, ma perché erano dei traditori che stavano col turco, li ha mandati a morte. Ma ditemi un po', la falsificazione storica, la vergogna, erano dei personaggi veramente incredibili e combattevano contro il loro sovrano e parteggiavano per dei traditori, avevano preso le armi contro la loro patria, la loro fede, e ancora ci stupiamo che qualcuno li abbia impiccati, ma è il minimo che si poteva fare. D'altronde loro avrebbero fatto lo stesso se beccavano gli altri, ma non lo so. Allora noi dobbiamo ammirare questi personaggi. E voglio dire, la falsifica, questa canonizzazione è stata anche un importante avvenimento ecumenico, come apparso sin dall'incontro con i rappresentanti delle confessioni protestanti, sia nella visita al luogo che ricorda la morte di un gruppo di loro condannati nel secolo XVII in nome del principio cuius regio eius et religio, del fatto fa memoria un monumento eretto nella città di Prešov davanti al quale sono stato in preghiera. Mi direi tutti sbagli. Il principio cuius regio
che viene dalle paci di Augusta già prima e poi di Vestfalia, quindi contro il cattolicesimo, ammetteva la liceità del protestantesimo. Solamente che se tu eri in uno stato in cui il principe era un protestante, o diventavi protestante anche tu, oppure sloggiavi e andavi in un altro stato tedesco. Se eri in uno stato di un cattolico, diventavi cattolico, oppure ti spostavi nello stato di un principe protestante, e non impeccavano proprio nessuno. Quindi una ignoranza storica, falsificazione storica, e una enormità di far passare per martiri degli amici dei turchi durante una guerra, durante una guerra. Quindi erano traditori che lavoravano per gli altri, per gli invasori. Devo finire? No. Quanto? Ancora 20 minuti. Allora diluiamo il brodo. Quanto dopo? Allora, questa idea che in tutte le guerre le colpe sono da parte di tutti, dobbiamo reciprocamente chiederci perdono, allora lo stendono sistematicamente a tutti, ai musulmani. Per esempio Ratzinger, parlando a Colonia ai musulmani, non è uno sbaglio, perché ce ne sono più a Colonia che a Algeri ormai, quindi queste pagine di storia registrano le battaglie e le guerre affrontate invocando da una parte e dall'altra il nome di Dio. Quasi che combattere il nemico e uccidere l'avversario potesse essere cosa a lui gradita. Ma non è gradito Dio combattere il nemico e uccidere l'avversario. Allora questo vuol dire che la guerra è sempre, comunque, un peccato sgradito Dio. E quindi se l'esercito turco, mettiamo, ci arriva in casa, io per non essere sgradito a Dio non devo né combattere né uccidere il nemico, oppure sparare in aria. Allora siamo dei cattolici o siamo dei quaccheri? Qualche volta in Tex Willer o Bud Spencer e Terence Hill si vede che devono menare loro per difendere i quaccheri, che loro non vogliono menare nessuno. In realtà erano già gli eretici del Medioevo, i Valdesi, i Catari, che professavano la non violenza assoluta, totale, ma erano eretici, salvo poi ammazzare chi non la pensava come loro, che hanno fatto spesso e volentieri. Allora, chiedere perdono perché in guerra qualche musulmano ci ha lasciato la pelle, ma chiedere perdono anche perché le istituzioni stesse della Chiesa hanno peccato, non solo i figli della Chiesa, il corpo diplomatico il 9 gennaio 2006. La verità può essere raggiunta solo nella libertà, per quanto riguarda specificamente la Chiesa Cattolica, in quanto anche da parte dei suoi membri e delle sue istituzioni sono stati compiuti gravi errori in passato, essi li condanna e non ha esitato a chiedere perdono, lo esige l'impegno per la verità. Ma persino i Vandeani, si sa che i Vandeani, i cattolici popolani e nobili che insorsero contro la rivoluzione francese, furono sterminati dalle famose colonne infernali. I rivoluzionari radicali, giacobini, inventarono loro sul serio le cose con la pelle umana dei Vandeani, li annegavano legati 2 a 2 o 3 a 3 nella loira, li hanno massacrati in maniera spaventosa. Ebbene, nel 1996, 19 settembre, a Saint-Laurent-sur-Sèvre, parlando delle guerre di Vendea, è arrivato a dire ai discendenti di quelle persone: nei terribili scontri, questo deve essere lui dire, delle molte azioni sono state segnate dal peccato, sia da una parte che dall'altra. Allora, dobbiamo pentirci anche di quello. E naturalmente il massimo per così dire è stato raggiunto dal famoso giubileo dell'anno 2000 con terzo millennio avveniente e con la grande cerimonia penitenziale in Quaresima, in cui i cardinali, tra cui Ratzinger come a capo della Congregazione per la Dottrina della Fede, hanno acceso delle 7 candele
di un candelabro a sette braccia, chiedendo perdono per tutte le colpe della Chiesa. Quindi una cerimonia ben famosa. Quindi il 12 marzo del 2000, per tutte le colpe commesse dalla Chiesa al servizio della verità, usando la forza, la violenza al servizio della verità, con i cinque mai di Carlo Wojtyla, mai più, mai più, mai più, mai più, mai più, più un documento storico dottrinale presentato da Ratzinger il 7 marzo del 2000, la Chiesa e le colpe del passato. Passiamo all'attuale occupante della sede apostolica. E anche il suo messaggio evidentemente è chiarissimo. Mancavano le scuse ai valdesi, sono tutte note, il 22 giugno del 2016. A Torino, nel Tempio Valdese, contro il quale Don Bosco eresse la chiesa di San Giovannino per contrastare il veleno che i valdesi avrebbero scandalosamente sparso da una chiesa in piena città, in quella Torino dove sono conservate le reliquie dei domenicani uccisi dai valdesi in diversi momenti, perché la non violenza vale solamente a senso naturalmente unico, in quella Torino dove i valdesi cercarono di uccidere Don Bosco, bisogna ricordarlo. Ebbene, Bergoglio dice, come tutti sapete, cosa ormai di questi giorni, purtroppo è successo e continua ad accadere, che i fratelli non accettino la loro diversità e finiscano per farsi la guerra l'uno con l'altro. Sono le guerre di religione che abbiamo parlato adesso, per esempio. Riflettendo sulla storia delle nostre relazioni, non possiamo che rattristarci di fronte alle contese, alle violenze commesse in nome della propria fede. E chiedo al Signore che ci dia la grazia di riconoscerci tutti i peccatori e di saperci perdonare gli uni gli altri. E per iniziativa di Dio, il quale non si rassegna mai di fronte al peccato dell'uomo, che si aprono nuove strade per vivere la nostra fraternità, e a questo non possiamo sottrarci. Da parte della Chiesa Cattolica vi chiedo perdono per gli atteggiamenti e comportamenti non cristiani, persino non umani, che nella storia abbiamo avuto contro di voi. In nome del Signore Gesù Cristo, perdonateci. I valdesi prima hanno detto: noi non possiamo perdonare. Poi dopo un po' devono aver detto: fate brutta figura, e hanno detto: vabbè, perdoniamo. Non hanno mica chiesto perdono, allora non hanno chiesto perdono proprio di niente, evidentemente, perché rimangono anzi sono molto peggio per la verità di quello che erano nel passato, che già era difficile essere peggio. Sempre il pensiero dello spirito di Assisi. Per esempio, qui abbiamo un discorso a Assisi, ma di Bergoglio. Qui siamo recentissimo, 20 settembre, questo 20 settembre. Diverse sono le nostre tradizioni religiose, quindi non si tratta più di fede, sono tradizioni. Ma la differenza non è motivo di conflitto, ci mancherebbe, di polemica o di freddo distacco. No, se tu dici che Gesù Cristo non è Dio, io non polemizzo con te, non ho freddo distacco, anzi, più lo dici e più mi fai piacere. Oggi non abbiamo pregato gli uni contro gli altri, come talvolta è purtroppo accaduto nella storia. Per la verità, vedremo le preghiere che la Chiesa fa, non sono contro gli altri. Senza sincretismi e senza relativismi, quello per pararsi, abbiamo invece pregato gli uni accanto agli altri, di uno per gli altri. San Giovanni Paolo II, nel frattempo è diventato santo per loro, in questo stesso luogo disse: forse mai come ora nella storia dell'umanità è divenuto tutti evidente il legame intrinseco tra un atteggiamento autenticamente religioso e il grande bene della pace. Continua Bergoglio, continuando il cammino iniziato 30 anni fa a Assisi, dove vive la memoria di quell'uomo di Dio e di pace che fu San Francesco, anche lui è stato deformato del tutto, ancora una volta noi, insieme qui riuniti, affermiamo che chi utilizza la religione per fomentare la violenza ne contraddice l'ispirazione più autentica e profonda, discorso del 2002. Che ogni forma di violenza non rappresenta la vera natura della religione, invece il suo travisamento contribuisce alla sua distruzione. Benedetto XVI nel 2011, poi Wojtyla, Ratzinger,
Non ci stanchiamo di ripetere che mai il nome di Dio può giustificare la violenza. Solo la pace è santa, non la guerra. Allora qui non c'è alcuna distinzione tra guerra ingiusta e guerra giusta. Anzi, c'è la negazione. Solo la pace è santa, mai la guerra, non la guerra. Tra una religione vera e una religione falsa. Non fa questa distinzione, sono tutte tradizioni religiose. Tra la violenza e l'uso della forza. Senza queste distinzioni, le sue parole che paiono evidenti e che, sulle quali tutti sarebbero d'accordo, per cui io sembro un criminale, un cattivissimo, un mostro, che se non ho mai fatto male a una mosca, nel parlare contro delle cose così chiare che tutti pensano, ma senza queste distinzioni, le sue parole che sembrano evidenti, se invece si fanno queste distinzioni, non lo sono più. Questo è il punto. Se le religioni sono solo un fattore di pace, ma Cristo ha detto, appunto, vi do la mia pace come sono portato la spada, allora chi lotta con la forza in nome della religione non lo può mai fare a ragione. O è mosso da motivi altri, o si serve dalla religione e si serve dalla religione, oppure serve Satana o tutte e due le cose. E questo è l'insegnamento di Bergoglio. Siccome lottare per la vera fede non è mai religioso, anzi è la negazione della religione, allora ne deduciamo con Bergoglio che chi lotta per la fede o mente e in realtà vuole fare altro, oppure serve Satana o tutte e due le cose. Ecco quello che dice Bergoglio. Tornando dalla Polonia, la giornata della gioventù, il 27 luglio del 2016, dopo l'uccisione di padre Amel, dice: una sola parola vorrei dire per chiarire. Quando parlo di guerra intendo guerra sul serio, cioè c'è una guerra. Ma non una guerra di religione, parlo di guerra di interessi, per soldi, per le risorse della natura, per il dominio dei popoli. Non parlo di guerra di religione. Le religioni, tutte le religioni, vogliono la pace, la guerra la vogliono gli altri, capito? Ecco, a parte il fatto che ci sono delle religioni bellicose e altre veramente di pace come il cristianesimo, ma dire che gli uccisori di padre Amel non avessero intenzioni religiose è fargli un'offesa. Magari tra i mandanti ci sono un mucchio di ipocriti, da quello che so molti della famiglia reale dell'Arabia Saudita quando vengono in Europa il Corano non sanno cos'è, evidentemente. Ecco, quindi sulla sincerità della loro religione ho i miei seri dubbi. Ma che tanti non agiscano anche fanaticamente, sacrilegiamente, con sacrilegio e con orrore, con mostruosità, ma sinceramente motivati da motivi di religione, non è vero. La suora che era presente quando è stato ucciso quel sacerdote ha dichiarato che dopo questo atto sacrilego e mostruoso i due assassini si sono rivolti a loro, si sono calmati e hanno parlato di cosa? Di religione. E hanno cercato di convincere le suore che non è possibile che Dio si sia fatto uomo. Che Dio è così grande, così alto, che non può essersi fatto uomo. E che quindi Gesù non è Dio. E la suora ha detto testuale, lo ha ripetuto lei dopo, quando era libera, ha detto: peut-être, tant pis. Cioè, forse sarà anche così, non me ne importa niente. Sinceramente, questi musulmani non hanno la fede, anzi sono degli infedeli per definizione. Ma se intendiamo fede in senso largo, credere in qualcosa, ce l'avevano di più loro che quelle povere suore, che sono vittime più che del musulmano che li poteva sgozzare, del modernismo che le ha fatte diventare così. Loro non si interessavano di religione, vabbè che capisco in quel momento lì, non so cosa avrei detto io, erano loro che erano nei guai, non io sono qui che parlo e sto tranquillo, ma comunque, loro non avevano interesse per religione, peut-être, tant pis, può darsi, che importa,
E invece quegli altri due, che sapevano che morivano anche loro, è ovvio, parlavano di religione. Siamo ridotti così male. Siamo ridotti così male. Allora, secondo invece Bergoglio, chiunque usi la forza o la violenza, come in questo caso, perché non è forza, quella è violenza davvero, ingiusta contro degli inermi, ebbene, non può farlo per un motivo religioso, è escluso. Vabbè. Allora deve essere solo per motivi economicistici alla marxistica, dove la religione è una sovrastruttura e che quello che conta invece è il materialismo. Imploriamo i responsabili delle nazioni perché siano disinnescati i moventi delle guerre, l'avidità di potere e denaro, la cupidigia di chi commercia armi, gli interessi di parte, le vendette per il passato. Aumenti l'impegno concreto per rimuovere le cause soggiacenti ai conflitti, situazioni di povertà, ingiustizia, disuguaglianza, lo sfruttamento e il disprezzo della vita umana. Perché se gli uomini sono tutti bene e hanno la pancia piena non si faranno la guerra, ma penso proprio di no. Abbiamo molto più la pancia piena che nel passato e ci facciamo la guerra. Si tratta di una visione esclusivamente materialista dell'uomo e della storia. Senza dubbio molte, moltissime guerre vengono dalle passioni disordinate, ma non sempre, non tutte. Non si può negare che l'amore di Dio, la difesa della fede o l'amore della patria possono spingere alcuni, a ragione per la vera fede, a torto se si tratta di false fedi, a prendere le armi, quindi purtroppo anche uccidere, come testimonia tutto l'Antico Testamento. Ma se lo si fa, secondo Bergoglio, si combatte satanicamente contro la religione. Ecco l'altro punto. O è un'ipocrisia o è satanico. Quanto mi piacerebbe, ha detto, che tutte le confessioni religiose dicessero uccidere nel nome di Dio è satanico. 14 settembre 2016. Ora, i musulmani che hanno scannato il prete erano mossi da Satana, non c'è dubbio. Satana è omicida fin dal principio, non c'è dubbio. Se un cristiano va a scannare qualcuno che non ha fatto niente di male, sarà satanico anche lui, non c'è dubbio. Ma in maniera così generale, uccidere, e in guerra che si fa? E non si va con le pistole acqua. Mi dispiace, ma il nemico bisogna pur sparare cercando di pigliarlo, se non lo piglia te. Uccidere, in nome di Dio. Se la guerra la faccio per loro, magari potrebbe andare bene, ma se la faccio per difendere la fede, no. Allora è satanico. San Pio V, che ha mandato un esercito per uccidere il nome di Dio, era satanico. E io ne deduco questo, oppure datemi un'altra spiegazione che non ho capito bene. Davide era satanico e avanti questo passo. Erano tutti satanici. So, c'è qualcosa che non va. Se tu mi dici quel caso lì è satanico, molti casi sono satanici, senza dubbio, ma non si può dire che chi deve difendere non se stesso, pur essendo lecita la legittima difesa entro i limiti della moderazione, ma la fede, la giustizia, il bene comune negato, violato dagli aggressori, è satanico. L'autorità non porta in vano la spada, dice San Paolo, il servizio della verità, della religione, del bene comune, della giustizia, non è satanico. San Pio V non era satanico, i Maccabei non erano satanici, Fines non era satanico, a meno di dire, come Voltaire, che il Dio che hanno servito era Satana stesso. È quello che dice Voltaire. Il demone infernale del fanatismo. Ora, che ci siano dei fanatici e anche tra i cattolici qualche fanatico fissato, se questo non c'è nessun dubbio, ma che ogni difesa e dare la vita, che le armi in pugno, se è necessario, visto che il mestiere del soldato è legittimo, e Giovanni Battista l'ha detto ai soldati, cosa dobbiamo fare? Non commettete ingiustizie, contentatevi della vostra paga, obbedite ai vostri capi. E questo gli dice, non deponete le armi. È nel Vangelo questo. O tu dici che la guerra è sempre un peccato, diventi un quacchero, oppure mi ammetti che è lecita, ma siccome in guerra, ripeto, non si dà per dare dei fiori anche dall'altra parte, ma naturalmente per vincere, se è una guerra giusta in difesa della giustizia, della verità, dell'ordine, della pace, della fede, ebbene non vedo perché debbono essere satanici quelli che si difendono così e che ci difendono.
C'è proprio un obbrobrio di fondo per l'uso della forza al servizio della verità. E c'è un obbrobrio, un orrore per la forza, ma soprattutto per la verità. Perché la forza contro di noi la usano, certamente, certamente. Quello che odiano è la verità. E quindi odiano che la verità sia difesa. Questo è evidente. E vorrei concludere. È ora di concludere? Ecco, allora concludo con tre preghiere. Concludiamo con la preghiera. Naturalmente io tutto quello che dico e che ho detto, Paolo VI, Carlo Wojtyla, Josef Ratzinger e José, non José, Jorge, sì, non ho che detto José, Jorge Mario Bergoglio, tutto questo lo dico perché ritengo che non siano la legittima autorità della Chiesa, altrimenti non. Come io ammiro quello che San Pio V ha fatto come santo e come papa, e così dovrei allo stesso modo difendere e ammirare quello che hanno fatto i suoi successori sul trono di pietra. E perché è incompatibile quello che dicono e fanno con quello che la Chiesa ha detto e fatto, che non li posso ritenere rappresentanti della Chiesa. Detto questo, voglio concludere con le parole della Chiesa stessa. Le prendo da tre orazioni del Messale che invano cercherete nel Nuovo Messale. Una della messa contro i pagani, magari alcuni mi scusino. Una la messa per il tempo di guerra e un'altra una preghiera per i nemici. La prima, e c'ho anche il testo in latino che è più bello, ma per guadagnare tempo ve le leggo in italiano. Contro i pagani, dove per i pagani si intende gli infedeli tutti quanti. O Dio onnipotente ed eterno, nelle cui mani sono i poteri di tutti e i diritti di tutti i regni, volgiti in aiuto dei cristiani, in modo che le nazioni pagane, le quali confidano nella loro ferocia, siano schiacciate dalla potenza della tua destra. Messa per il tempo della guerra, o Dio che spezzi le guerre ed espugni con la tua potenza di protezione gli assalitori di coloro che sperano in te. Vieni in aiuto dei tuoi servi che implorano la tua misericordia e fa che noi, debellata la ferocia dei nemici, ti lodiamo con incessante inno di ringraziamento. E preghiera per i nemici. O Dio che ami e sei il custode della pace e della carità, dona ai nostri nemici la vera pace e la vera carità e concedi loro la remissione di tutti i peccati e liberaci nella tua potenza dalle loro insidie. E qui concludo. Amen. Ricordarvi ancora quanto è accaduto il 13 ottobre, poco fa, al pellegrinaggio dei luterani ricevuti da Bergoglio, che si è espresso con termini inqualificabili sulla questione delle immigrazioni, ma soprattutto sulle questioni dei luterani. Qui troverete sui documenti pontifici, troverete il testo delle sue dichiarazioni, su Vatican Insider della stampa anche le domande e le risposte che ha fatto a chi l'ha interrogato. Praticamente lui ha detto che una ragazza che gli ha detto: nella mia scuola in Germania sono tutti atei, quasi tutti atei, cosa devo fare? E lui gli ha detto: soprattutto non devi fare proselitismo, il proselitismo è il veleno dell'ecumenismo. Tu devi solo dare l'esempio di cristiano. Sui riformatori, la Chiesa deve essere sempre riformata. E i riformatori chi sono? I santi. E i santi dove sono? Nella Chiesa luterana e nella Chiesa cattolica. Eh sì.
E ha detto pure, ha detto queste cose ed altre simili che sono veramente indicibili, parlando con una statua di Lutero che troneggiava in Vaticano sul fianco. Certo, qui siamo agli antipodi delle guerre di religione, siamo al passaggio di un esercito nei ranghi del nemico. C'era la fucilazione. C'è un generale che ci può spiegare cosa succede in questo bene momento. Ringraziamo molto Don Francesco e cerchiamo di mettere a frutto questo approfondimento così serio e puntuale su appunto non solo la storia della una pagina importante della storia della Chiesa, ma sulla dottrina autentica della Chiesa. In questo senso il nostro istituto continua l'opera di formazione e tra poche settimane, sabato 12 novembre a Milano, vi sarà il 15° convegno di studi cattolici proprio sulla questione extra ecclesiam nulla salus, l'appartenenza alla Chiesa come necessità di salvezza. Ringrazio tutti per la presenza, incoraggio tutti a conoscere sempre meglio le attività del nostro istituto, siamo sacerdoti, quindi innanzitutto la messa, i sacramenti, la difesa della fede, la celebrazione della messa e dei sacramenti su basi dottrinali ben definite, e ribadiamo pubblicamente che non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo essere in comunione con Bergoglio, con Benedetto XVI, con questi nemici di Cristo, nemici della Chiesa, nemici della verità. E in attesa di tempi migliori cantiamo come ogni anno a conclusione del convegno il Cristo crucifisso. Cristo vince. Cristo vince, Cristo